Sì, ho sempre pensato che immaginavo, sei... visto che era qui. Però, no, perché poi io dice... parliamo così, poi c'è sempre quello in fondo che non sente, dopo un po' si rompe le palle. Però allora dovresti tenerlo su. L'ho fatto apposta. Esatto. Bene, questa è un'anteprima di quello che succederà stasera, cioè nulla di quanto succede abitualmente. Quando mi capita di dover spiegare Alessandro Baronciani, che insomma non è una faccenda semplice, dico sempre che mi ricordo questa cosa, no? Che ti spiegavano che il modo migliore per collegare due punti, il punto più veloce, era fare una linea retta. Poi ho realizzato che invece per un artista, per chi disegna, forse non è il modo migliore, cioè per essere più creativi, insomma, ci si fanno poi delle linee strane e tutto. Gli illustratori sono i peggiori a giocare a Pictionary. Giocare a beach volley? A Pictionary, quello Pictionary, quello che ah, mi disegna. Ah, Pictionary, ok. Sono i peggiori, non metteteli mai in squadra pensando che... Però, come avete capito, sia dalla telefonata di Colapesce, sia da questo intervento, tutto acquisisce un tono vagamente surreale, che è il grande valore aggiunto della faccenda. Quindi nel caso Baronciani, artista e uomo, il modo migliore per collegare due punti è questo. Cioè, una roba che va e non si capisce. Questo lo dico come avvertenza, no? Come quando si danno l'avviso ai naviganti. Siccome ci conosciamo da tanti anni, probabilmente a un certo punto racconteremo delle cose, lui dirà delle cose che vi sembreranno completamente surreali e incomprensibili. Questo capita spesso, direi, no? E avrete la sensazione, come diceva Ugo Tognazzi, per citare un altro poeta, che sia una specie di supercazzola, cioè dice, ma questo cosa mi sta dicendo? Ma quando poi arriverete a casa, ci sarà un momento preciso, a me capita sempre, quindi immagino capiterà anche a voi, in cui direte, in fondo aveva ragione. Io ti pregherei però di spegnere quello, se non te lo spacco con un microfono, cioè perché è una roba... ho capito, ma digli che poi vi sentite poi dopo. Quindi insomma, questa è un'avvertenza, poi cercheremo di mantenere il tutto, questa chiacchierata, su dei binari vagamente coerenti. Ci proverò. Ci proveremo, esatto. Quindi, innanzitutto, di pure una cosa. Non so se... A quanti vi piace Jodorowsky, i film? Ecco. No, c'è questo articolo molto bello che finalmente ho capito cos'è la psicomagia, che in realtà... Ciao, dai! Ho mandato un messaggio prima. Che questa cosa stranissima è che molte volte le parole non servono a spiegare le cose. Cioè, lui dice... Ok, ci proviamo con le parole, ma le parole molte volte no. Quindi lui consiglia delle cose assurde alle persone perché le immagini sono più curative delle parole. Cioè, okay. Se io ti dico stai calmo, devi stare bene, vedrai che starai bene, a te non te ne frega niente. Però se io mi dipingo tutto d'oro e ti vengo davanti a casa e ti dico dai, domani starei bene, tu ti ricorderai che domani dovrai stare bene. Sì, no, non garantisco che se tu mi arrivi nudo, vestito d'oro, il giorno dopo io sia poi rilassato, però capisco cosa vuoi dire. Io in realtà, per deformazione professionale, quando capita così consiglio delle canzoni e molto spesso non sono le canzoni ideali. Per esempio, quando qualcuno mi dice che è molto triste e ho appena rotto una relazione, io consiglio sempre Are You Ready to Be Heartbroken di Loy Cole e Neko Mosho. Gran canzone, ma non esattamente una cosa, insomma, che ti mette tranquillo se hai appena rotto una relazione. Sarebbe bello ascoltarla. Sarebbe bello. Sarebbe bello ascoltarlo. Tornate a casa, adesso sembra la predica, tornate a casa e ascoltate Are You Ready to Be Heartbroken di Loy Cole e Neko Mosho. Abbiamo già deviato completamente, ma al netto di Jodorowsky bisognerebbe spiegare perché siamo qui. Lo vogliamo spiegare con parole sensate o con delle immagini. Siamo qui per questo, per la nuova edizione di Quando tutto diventò blu. Intanto, perché la definiamo nuova edizione, che è ben preciso. No, sì, perché eravamo a cena insieme e gli ho detto non dire che è una ristampa. La gente poi dice, ah, ma quindi è già uscito. In realtà la ristampa è quando tu pubblichi un libro, finisce e viene ristampato. Questo libro erano circa 10 anni che non veniva stampato, uscì nel 2008 quasi, sono 12 anni, e questa qui è una nuova edizione di quella vecchia. Quindi se voi avete quella vecchia, avete quella vecchia? Non, ecco, c'è gente che la esibisce, questo è un gesto di grande amore. Beh, però comprerai anche la nuova, spero. Grazie. Tutte e due, così potrai notare la differenza. E è appunto una nuova edizione, ci sono delle molte pagine in più, però
il senso rimane sempre quello, anche perché nella prima edizione avevo 96 pagine e avevo disegnato anche più di quelle 96 pagine che l'editore mi aveva concesso, e quindi quando ho riaperto il file dentro il computer, dentro l'hard disk che ho ritrovato dentro il cassetto, ho scoperto che c'erano delle cose in più, delle pagine in più, quindi ho avuto anche un nuovo editing perché la prima volta è andata un po' come è andata, e c'è anche una pagina per il finale, anche questa nuova copertina che secondo me è molto bella ed è l'unica cosa allegra che si trova dentro il libro. Non è vero. In realtà non è così. Quello che salta all'occhio per chi ha tutte e due le edizioni e ha amato già la prima versione è che in qualche misura, non so se dipende dalla bellissima copertina, dalla borsura, dal fatto che forse è più potente in termini cromatici. Aspetta, non c'era un divano una volta qua? Perché hai già sonno? No, però cazzo, questa sedia. Una volta c'erano due divanetti belli, benedetta, non c'erano. Quelli li usano solo per le presentazioni di psicologia. Sì, la gente dritta. Vuoi che faccia spostare il piano e porti no, un sofà? No. Voi avete mai, scusate, avete mai visto X Factor? Avete mai. Sapete come funzionano i bootcamp, no? Che ti fanno. Ti scelgono e poi ti fanno stare tutto per quasi. Allora, noi guardiamo quello che è il montato, che sono circa 2 ore, no? Cioè, però questi qui li fanno stare tipo per un giorno intero su questi trespoli, su queste cavolo di sedie dell'Alessi, no, questi sono Alessi, sono. Credo sì. E sono scomodissime, e queste, più tutto il fatto che sono quasi un giorno a sedere su queste sedie, e a un certo punto ovvio che sono trasfigurate e danno tipo scoppiano di prossemica da tutte le parti, no? Per cui non fanno altro che piantare una telecamera davanti e aspettare che queste persone piangano oppure esprimono il dissenso: guarda, ha chiamato quella lì invece di me, io ero più bravo, io mi devo alzare, ed è una sorta di tortura, e quindi noi possiamo sedia, aspettarci che tu pianga a un certo punto. Sì, questa sera. E la sedia è uno strumento, tra l'altro poi non so se avete mai visto, ma anche le band hanno un posto a sedere soltanto, quindi tutti gli altri componenti del gruppo stanno in piedi per tipo 6 ore. Lì si capisce chi comanda, solitamente il cantante sta seduto e il batterista è l'ultimo dietro, sì, solitamente. Esatto. E il batterista di solito c'ha sempre le bacchette in mano. Per far vedere che ha un ruolo, certo. Tu sei batterista, tieni le bacchette in mano. Ok. Detto questo, vai. Avevo detto una cosa forse insensata. Tu che sei l'autore, ti ricorderei di questo libro, non trovi che questa edizione qua sia più potente, più forte? Cioè, mi sembra, anche dal punto di vista cromatico, mi sembra molto più... Più? Aspettavo tu che dicessi l'aggettivo. Aspettavo te. No, quanto la trovi differente dall'altra? Diamo un senso anche al fatto che ci sia una nuova edizione, allora, al di là della fogliazione. Cioè, hai lavorato sui colori, avevi delle richieste, qualcosa che volevi migliorare dalla prima? Allora, quando un libro viene ristampato, quando un libro viene a una nuova edizione, quando un libro interessa dopo 10 anni, è la cosa più bella che possa capitare a un autore, nel senso che tu quando scrivi sei uno che scommette, che dici questa storia interesserà qualcuno, in realtà non lo sappiamo se questa cosa potrà piacere al pubblico o meno. La cosa strana è che quando il libro viene ristampato, quando il libro viene qualcuno lo vuole rivedere in libreria, l'editore ci crede di per sé, viene comprato, perché questo appunto è una riedizione e ha avuto tantissima attenzione, cosa che il mio editore stesso, la Bao, diceva: guarda, non è un libro nuovo, è un libro che ha avuto, quindi sarà più difficile magari, e invece è proprio l'esatto contrario. Probabilmente quindi si aspettavano le persone che potesse riuscire, era un libro che mancava da tanto tempo nelle librerie, e già di per sé questa cosa è fantastica, cioè vuol dire che è piaciuto, cioè non sai mai quando un libro, certo, è piaciuto, non sai neanche quando è stato venduto, perché più o meno quando è stato venduto, beh vabbè, l'ho fregato, poi chissà se gli è piaciuto. Se viene ristampato vuol dire che chi l'ha comprato gli è piaciuto e l'ha consigliato un'altra persona. E questo secondo me è la parte più bella di un libro, vuol dire che ci hai beccato, non so, alle volte non ci becchi, è sempre molto difficile. Ma secondo te, cioè, la risposta è, al di là del fatto che sia bello e che sia disegnato bene, questo mi sembra inequivocabile, forse è il tema?
E magari ci dici cos'è, cioè dovresti descrivere in due parole di che cosa parlo. Ma allora io quando ho scritto questo, che cosa? No, sto segnalando degli amici che ci sono. Ci sono dei posti qui davanti. Anche lì, sì. Qui, tranquillo. Dai, prego. Qui è tutto così. E qua ce ne sono tre, perché siete andati là? Ho fatto così. Decide lui, lui. Decido io, sono amici miei, li mando lì. Non sapete, ma mi sa che la metà sono amici di Maurizio, che siete venuti qua, io vi ringrazio tantissimo per aver... Sì. Allora, questa cosa, il libro parla di attacchi di panico, però in realtà non ho scritto questo libro per parlare di attacchi di panico. In realtà la mia idea iniziale, e la ragione per cui quell'edizione lì aveva 96 pagine, è che a me sarebbe piaciuto fare un Tex, un Bonelli. Io volevo fare l'avventura. E volevo fare un'avventura moderna e mi sono chiesto tantissime volte cosa fosse l'avventura e per mio papà l'avventura, l'immaginazione era veramente Tex, era la conquista del West, cioè per mio papà tutto quello che era Ovest, dall'America e da tutto quello che veniva dall'America era la cosa più importante, più bella, più divertente, era lo spazio dell'immaginazione. Vero, quindi la conquista del West, certo. Voleva dire ruttare, libertà. Ruttare, mangiare fagioli, andare per bordelli, bere whisky dalla bottiglia. Nessuna regola. Io vorrei vedere, cioè, quanti di voi si sono mai attaccati a una bottiglia di whisky dalla bottiglia? Io morirei dopo 2 secondi. Certo. Soprattutto se devi cavalcare, poi stare al freddo e tutto, e ti piglia una gastrite e muori lì. Invece, ad esempio, mi ricordo quando andavo a prendere gli Eternauto da mio zio, che aveva circa veramente quasi 20 anni di differenza tra mio padre, e sono state le prime storie di Moebius, e per la generazione successiva non era più la conquista dello spazio, l'avventura, l'immaginazione, ma era diventato la conquista dello spazio. Cioè, dalla conquista del West siamo passati allo spazio, guerre stellari, tutto quello che aveva a che fare con gli anni 70 e le droghe, ti portava veramente fuori. Anzi, io penso, quanti di voi hanno visto Doctor Who? Io penso che non esisterà più una fantasia sfrenata come quella che ci sono nelle copertine dei psicadeliche, dei dischi. Certo. Tu provate a scrivere, guardate una copertina a caso del 13th Floor Elevator. Sempre poi guardate, e poi guardate una copertina di Calcutta di oggi. Beh sì, il salto è notevole. Sì, ti sballavano già direttamente. Certo. E poi è arrivata la mia generazione che invece dalla conquista dell'Ovest, dalla conquista dello spazio, ne siamo passati alla conquista dell'Oriente. Perché la mia generazione è stata la prima a essere influenzata da tutto quello che era Giappone, manga. I primi cartoni animati sono arrivati che io ero bambino, certo. Per cui io sono cresciuto asfaltato dalla cultura giapponese. E se quindi avessimo... era strano perché... l'Ovest l'avevamo conquistato, lo spazio l'avevamo conquistato, l'Oriente l'abbiamo conquistato, mancava soltanto un punto da conquistare e forse era il profondo e c'erano tutte le cose che erano giù e qui allora arrivano gli attacchi di panico e quando tutto diventò blu, secondo me è la storia di un'avventura, la protagonista che... l'ufficio stampa ha voluto trovare un nome a questo personaggio, gli ho detto Chiara, è il nome che mi viene in mente sempre quando penso, non era stata mai una fidanzata, non ho mai avuto nomi di fidanzate, Chiara. E in realtà non doveva avere un nome perché io volevo che le persone avessero la possibilità di diventare, di impersonificarsi, grazie, subito con un personaggio. E questa storia per me è effettivamente il ritrovarsi in una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Far vedere che proprio... però non c'era nessun bosco, non c'era nessun Indiana Jones, non c'era nessun Zagor, non c'era nessun spazio da conquistare, non c'era nessuna navicella, siamo da soli, ok, siamo nella nostra cameretta e l'unica cosa che devi riuscire a conquistare è la volontà di uscire da questa cameretta, no? Perché tu stai già facendo un'avventura per conto tuo. Infatti lo spazio qui sembra in realtà uno spazio interno, cioè conquistato tutto quello fisico si esplora molto. Profondo. Sì. Però insomma, poi come si suol dire, non bisogna spoilerare troppo, però
è anche una narrazione di pacificazione, di guarigione, insomma, in qualche misura. Cioè, quello che mi è piaciuto, mi ha riportato alla mente il canto della neve silenziosa di Hubert Selby Jr., che non so se tu hai letto. Di sì, tanto sì. Uguale. Okay. Dove il protagonista in realtà ha una camminata sotto la neve, quindi nella descrizione, Westerly Union in genere è terribile nelle sue descrizioni, ci sono sempre rifiuti umani, devastazione e tutto. Lì il protagonista cammina sotto una neve proprio bianca, quindi era bello, immagino sarebbe stato bello anche disegnarlo, e si rende conto di essere guarito proprio durante questa camminata. Qui è esattamente il contrario, cioè lei scende nel blu, però dalla prima immersione all'ultima c'è, insomma, c'è un salto. Ma l'idea non era neanche quella di raccontare l'iter. Non so, quando voi siete tristi, c'è una cosa un po' buffa. Quando, dite la verità, vi siete mai messi a piangere? Sì. Ok. Vi siete mai guardati allo specchio quando piangevate? No. Cioè non è che tu mentre stai male stai triste. Quello succede solo nei film di Bergman, nella realtà nessuno va allo specchio a guardare. No, io sto piangendo sul divano, poi mi alzo, vado fino in bagno a vedermi come sono quando piango. Lo trovo veramente esilarante, non so perché. Che poi è una cosa tristissima, no? Però nessuno si mette mai a pensare, ora che sono triste e che sto piangendo, vado a vedermi lo specchio come sto. No, nessuno lo pensa mai, credo, su questo posto tranquillizzare. E c'è una cosa invece particolare, che quando siamo tristi, quando questo libro è nato anche dopo l'aver letto un altro libro, che non è quello che ho citato, che mi ha spiegato effettivamente cos'erano gli attacchi di panico. Io non ho mai avuto degli attacchi di panico, però... Quando la cosa peggiore di conoscermi, perché io non so come lavora anche Daniel, che è qua, è un amico, e io ad esempio rompo le palle ai miei amici finché la storia non funziona nella mia testa, gliela racconto tantissime volte finché, tanto non se la ricordano, e provi a raccontare la stessa storia con parole differenti finché vedi il loro interesse. Aspetta, continua, va avanti, mi piace questa cosa che hai detto, è la stessa cosa, però devi trovare il modo di raccontarla. E quando ho cominciato a pensare di scrivere una storia sugli attacchi di panico, è successo una cosa stranissima, una piccola apocalisse, un piccolo svelamento. Tantissimi miei amici avevano sofferto di attacchi di panico, e nessuno me l'aveva mai detto. Il problema più grosso è che tutte le persone che ti raccontano gli attacchi di panico, la loro descrizione, per tornare a Diodorowsky, a parole, non ti aiuta a immaginare. Non funziona. Non funziona, perché molte volte ti dicono, è un po' come essere dentro una bottiglia, cioè tu vedi tutto, succede tutto quello intorno, però non riesci a comunicare con gli altri perché è come se ci fosse un vetro davanti. E non è bello disegnare questa cosa, non so, non è bello disegnare una persona dentro una bottiglia, no. È una roba comica. Sì. Fa un po' Gulliver. Non è bello, non funziona, però ci sono tantissime situazioni in cui, lo sapete bene, quando ci troviamo in un momento particolare che non vogliamo parlare con nessuno, allora preferiamo andare a passeggiare da soli, oppure... E ci piace guardare la nebbia che passa sopra i lampioni con la nebbia. Ci sono tantissimi punti, ci sono tantissimi ambienti che circondano il personaggio, e questi ambienti sono più importanti del personaggio stesso. E questo è il modo in cui ho raccontato questa storia di questa ragazza. Il bianco della neve che dicevi tu, effettivamente, quanti di voi non sentono i rumori nella neve? È ovvio, c'è la neve che attutisce, fa da camera bianca, no? E ci sono delle situazioni particolari in cui descrivere benissimo l'ambientazione, descrivere benissimo la scena intorno, funziona molto di più del personaggio che dice sto soffrendo, sto male. Vedere un disegno di una persona che piange non è bello. Fanno delle smorfie. Questo certo. Poi tra l'altro anche i sorrisi non è che mi vengono tanto bene, i personaggi per me sono tutti dei pupazzi. Poi tra l'altro l'uomo lo disegno sempre uguale. Ti ricorda vagamente. Sì, cioè io guardo,
Io non mi guardo quando piango, però per tutto il resto del giorno mi guardo sempre allo specchio. Ma infatti adesso mentre ne parlavi in realtà anticipi una cosa che mi incuriosiva e che ti volevo chiedere. Ma ti piace di più disegnare situazioni di tristezza, malinconia piuttosto che di felicità? O è più difficile uno all'altro? Beh, stai dicendo uno che ha comprato 3 volte gli stessi dischi dei Cure che avevo, quindi non è un... non lo so, cioè... No, devi saperlo. Devo saperlo. Cioè, è più difficile disegnare una persona allegra o una triste, o uguale? Boh, è più difficile. Per me è più difficile disegnare una persona allegra. Una persona allegra. Cioè, ma non sono una persona triste, però non vorrei dire... Ma dopo non mi invitate ai vostri feste di compleanno, mi dispiacerebbe. E, no, in realtà ci sono dei tipi di racconto che diciamo sono le corde di una persona a cui piace raccontare le cose. E, però non ho mai fatto un racconto allegro. Non so, una striscia tipo Charlie Brown, intendi? Tipo... Beh, Charlie Brown non è che sia così allegro alla fin fine. Non so, cioè, tutto sommato. Cioè, è bellissimo, però c'è sempre un fondo di malinconia abbastanza forte. Per questo, riguardandolo, dicevo, beh, questa non è una storia, come dire, allegra, ma mi piace sempre nelle tue... Tu parlavi prima anche proprio degli scenari di fondo, no? Non del personaggio, ma di quello che c'è di fianco. E questo contribuisce tanto. Io ascolto solo dischi tristi, quindi, insomma, per me è un invito a nozze. Mi dispiace, però, ragazzi, siete capitati malissimo. Esatto. Cioè, però questo non significa che poi ascoltare cose tristi o leggere libri malinconici o disegnare significa che tu poi sia nella realtà una persona triste, tutt'altro. No. Siamo due fenomenali pagliacci, direi. Quindi, insomma... No. Da questo punto di vista, però mi domandavo se anche dal punto di vista davvero tecnico ci fossero delle difficoltà rispetto a... Allora, le difficoltà ci sono sia che vuoi affrontare un libro comico, sia che vuoi affrontare un libro con delle tematiche un po' più pesanti come questo sugli attacchi di panico, che devi trovare una chiave di lettura. E detto questo, disegnare per me è una cosa, cioè io disegno da quando... Mia mamma mi diceva che mi teneva in piedi perché volevo disegnare, perché c'è mio fratello che faceva già i compiti, andava a scuola e io volevo disegnare, e cioè lui faceva i compiti, io disegnavo. E tu lavoravi già? Io già lavoravo, sì, io lavoro dall'asilo. E disegnare è una cosa molto complicata, non è effettivamente semplice, e soprattutto nella scala dei lavori il disegnatore secondo me poi c'ha questa pesantezza da barbone che si porta sempre dietro. Perché? Perché se potesse non facesse, un disegnatore non farebbe niente dalla mattina alla sera. Quello non è solo il disegnatore, cioè, posso mettiamo da un ingegnere, cioè, che calcola, fa i calcoli per i ponti tra due sponde di due nazioni a scendere di tutti i livelli, secondo me il disegnatore è uno... Ma, il più lazy di tutto, il più ma insomma, Kings. Non lo so, in realtà poi però il grande, come dire, il grande progettatore magari poi va a casa e per rilassarsi disegna. Non so cosa ne pensi tu di questo fenomeno dei libri da colorare per adulti. Ah, quello è incredibile, però penso che sia passata questa, sì, moda. È durato un attimo, perché poi voglio vedere la gente che si mette lì la domenica. Io ne ho uno, ci sono questi enormi vasi di fiori che ci metti 6 mesi solo per colorare, me l'hanno dato nella speranza di sedarmi. Ma, No, io ho una grande passione, ma sono i colori. I colori? I colori, sì. Io ogni tanto vado anche su Amazon e mi compro dei colori a caso. Così, dei pantoni. Sì, sì, ma l'altra volta sono andato in un negozio usato e ho trovato 4 scatole di colori a matita, carandage. Bellissimo. Però con dei cassetti che si aprono e si chiudono. E li guardo, però non li uso. Però ogni tanto, guarda, arrivano i miei amici, guarda i miei colori pastelli. Ma sui carandage, io non so se è una leggenda metropolitana, ma esistevano quelli che se bagnavi la matita facevano acquerello? Carandage, è reale? Acquarellati, sì. Okay, sono okay. Molto salati. Sì, perché infatti poi alla fine uno da bambino li ciucciava sempre, faceva... Esatto. Beh, sì. E una delle cose un po' strane dei disegnatori, quando poi c'erano quei momenti... scusate, quando, soprattutto le superiori, quando fai... Quanti di voi hanno fatto l'istituto d'arte? Non siate timidi. Ecco, avete fatto poi gli artisti gli artisti forti, tipo noi andavo di moda assaggiare i colori, assaggiare le tempere. Tipo... Quella è pornografia. Non... No. Assaggiavamo le tempere, assaggiavamo i pastelli, perché eravamo curiosi di sapere se era buono o meno l'impasto, i gare di intossicazione a scuola.
Ti riporterei sul libro. Vai, io ci sono. C'è questo passaggio che a me è piaciuto moltissimo, sarà che appunto ne discutevamo prima, l'ho fatto da poco, cioè che è il momento in cui la protagonista, che ha appunto degli attacchi di panico, la prima sensazione che ti danno è una tachicardia fortissima. Quindi tutti quelli che hanno problemi di cuore o immaginano di averla, a un certo punto nella vita fanno questo esame che è l'Holter, che è una macchina. L'hai dovuto fare anche tu. E l'ho fatto anch'io da poco, sì, non per gli attacchi di panico, ma temo per senilità. E tu hai questa una macchinetta che praticamente per tutto il giorno registra i tuoi movimenti cardiaci. Quanti hanno fatto l'esame Holter? Uno, due, tre? Pensavo a Torino il cuore va da boom. E una, la cosa terribile per me di questo, a parte il fatto che questa imbragatura e tutto quella, è che ti fanno tenere un diario, no, della giornata, in cui tu devi dire tutto quello che hai fatto negli orari, e in maniera tale che loro poi possono mettere in relazione eventuali tachicardie e tutto. Io l'ho fatto di lunedì e mi sono reso conto di avere una vita di una noia mortale, cioè, ma proprio mortale. Sveglio, faccio colazione, prendo l'autobus, vado a lavorare, torno a casa, ceno, divano, vado a dormire. Grazie a Dio ho preso un'incazzatura bestiale verso le 6:10 sul posto di lavoro e l'ho scritto, ed è stata una benedizione, ma se no non succedeva niente. A parte questo, che non c'entra nulla, però è molto bello perché adesso, come tutto il mondo, io in realtà avrei voluto avere il vinile qui per registrare, ma invece... No, stavo pensando, pensa se tiravamo il pacco di Amazon a quell'ora lì. Cioè, ma io non compro su Amazon, quindi... E invece nel libro c'è ancora la versione originale dell'Holter, quando c'era un registratore a cassetta. E qui ti pregherei di raccontarci quello. Questo, come ho detto, i libri spesso sono raccolti di cose, aneddoti e cose che ti succedono. Questo dell'Holter è uno dei... C'era successo, avevo questa fidanzatina, Andrea, te la ricordi, la Betta? Era la mia fidanzatina che era spesso venuta qui anche quando avevamo suonato a Torino, e la madre conosceva questo cardiologo. E sì, questo spiega cardiologo... che lui è anche un abile chitarrista di un gruppo che si chiama altro. No, perché vengo qui a suonare, già la gente pensa. Sì, dai, io sono io adesso non ho detto niente, però Torino posso dire che è la mia seconda casa. Dai, seconda. Ma certo. Ho dormito più volte qua a casa di Andrea, qua a fianco a Sans. Sì, ma non dire dove abita, che c'è una privacy sulla... di San Salvario, tanto San Salvario, ha già cambiato 6 case da lì, quindi... E questa ragazza aveva, la madre conosceva questo cardiologo e gli dava spesso queste cassette con i nomi delle persone sopra. Alla faccia della privacy, sì, per sì. Beh, erano gli anni 90, non sapevo neanche cos'era la privacy. Ma figurati. Privacy era qualcosa che non potevi entrare dentro, tipo... Qui è chiuso, è recintato, c'è la privacy. C'è il cane che morde. e quindi avevamo queste cassette e lei dava a noi, che avevamo i dischi, queste cassette e noi ci registravamo sopra. E mi ricordo quella volta cercavamo veramente una festa in mezzo alla campagna, nell'entroterra pesarese, non trovavamo questa festa, la canzone finì in quel momento in cui ci eravamo persi. E per 10 secondi nella traccia sotto c'era questo cuore, e pensate, la macchina a palla, musica a palla, e sei in mezzo alla campagna, in mezzo al nulla, e a un certo punto parte questo cuore così profondo e pauroso. E quel momento me lo ricordo fortissimo. E se te la rivendi ai Radiohead, una cosa così, cioè, vivi per 3 generazioni. Non c'erano luci, c'era soltanto la luce dei né luci dei lampioni, né luci delle quasi tramonto, quindi era una sensazione molto forte e fa paura. Cioè, sentire il proprio cuore già è un'emozione, sentire il cuore degli altri fa ancora più paura. Perché poi pensavi, certo, magari chissà questo se è morto o meno, chissà cosa gli avrà detto il cardiologo. Esatto, magari. Sì, no, comunque è impressionante, una cosa che, adesso dico una roba alla Baronciani. Forse per questo è la questione della privacy, ormai erano tutti clienti morti. No, state andati. Pazienti, no clienti. Il suono del proprio cuore è sempre inquietante. A me capita, non so se vi è capitato mai perché non riuscite a dormire, c'è casino in tutto. Io per esempio ho la pornografia dei tappi di cera, quelli proprio estremi per isolarmi completamente. E il problema è che tu ti metti questi tappi svizzeri modellati per non sentire nessun rumore e alla fine senti fortissimo il rumore del tuo cuore, perché sei isolato dal resto della realtà, che è fin peggio, e alla fine decidi che è meglio sentire qualcuno che russa o i lavori del terzo piano, però
è inquietante. Sì. Tra l'altro c'era la prima traccia del disco registrato in Energia Solare, te lo ricordi, degli Orbital? Sì, certo. Che certo. Iniziava con il cuore, aveva una traccia. Quanti ascoltano gli Orbital? Uno, due, sei. Non va più tanto sono forte. Meno Orbital. Le due persone su... Allora, tre con l'alter. Su ogni domanda si abbassa la media, vorrei dirti. La prossima nessuno alza la mano. Sì, cioè vi state addormentando, vuol dire. No, adesso svegliamo noi. Cioè, invece questa è un'altra roba, un'altra cosa che mi ha incuriosito, legata proprio al mondo dei fumetti e degli artisti e tutto. Il protagonista all'inizio della storia, quando insomma entra in scena, è sdraiato sul divano e sta leggendo un albo di Asterix e Obelix, no? A te piacciono Asterix e Obelix, l'hai fatto semplicemente così? Questo poi è stato carino perché è la domanda che mi ha fatto anche Colapesce quando abbiamo presentato il libro settimana scorsa a Milano, in anteprima il Blue Monday, che non è la canzone dei New Order, e che lui aveva letto questo libro, aveva pensato che persona profonda fossi, e poi l'ha riletto oggi conoscendomi e aveva cominciato a capire quanto stupido fossi, perché ci sono un sacco di citazioni all'interno del libro. Questa qui di Asterix è una delle tante cose che ho disseminato, piccole cose che ho disseminato nel libro. No, Asterix, spero che l'abbiate tutti letto. Chiedi Asterix, quanti leggono Asterix e Obelix, magari no, io chiedo perché magari parlo... è andata meglio. No ragazzi, siete pochissimi. Ah, di più. Dai, siete allora, seri. Chi ha legge Asterix? Vergognate. Dai. Cioè, allora, secondo me Asterix Obelix è una delle letture più importanti. Io ho capito la storia romana leggendo Asterix Obelix. E poi posso dire la teoria su... Puoi dire quello che vuoi. La teoria dell'arte di Obelix. Vai. Allora, questa è una delle ragioni per cui mi piace tantissimo Asterix e Obelix, è una delle ragioni per cui alle volte penso che l'arte sia una cosa importante. Ad esempio, voi sapete più o meno come funziona la storia di Asterix e Obelix. Asterix beve la pozione, Obelix è... No, tu dici sì. Di no. Sì, beve la pozione di quando Panoramix. Serve. Quando è ora... Asterix beve la pozione di Panoramix. Invece Obelix è caduto dentro il pagliolo. Quindi per lui è forte. Sempre, lui è invincibile. E infatti, quanto gli ci vorrebbe a Obelix a battere Asterix? Pochissimo, cioè lui è invincibile. Asterix dovrebbe aspettare soltanto che Asterix gli finisse l'effetto della cosa per poi. E poi potrebbe fare che cosa? Potrebbe fare il duello dei capi e prendere e diventare, a posto di Abraracorcix, il capo del villaggio. Poi cosa potrebbe fare? Potrebbe portare tutto il villaggio in guerra contro i quattro accampamenti intorno al villaggio, quindi Pettibonum, Aquarium, Laudatum e Acquascutum. Quando lui è invincibile, lui non muore, quindi quando ha conquistato tutti e quattro gli accampamenti più il suo villaggio, potrebbe dichiarare guerra ad altri villaggi e così facendo conquistare un po' alla volta la Gallia. E poi a un certo punto, formando un bel esercito, perché no, anche attaccare Roma. Cioè, in realtà lui è l'unico personaggio che non può mai morire in tutte le storie di Asterix Obelix e fa la spalla, ma in realtà è più forte. Ed effettivamente con questa forza, cioè lui è invincibile, che cosa fa Obelix? Magna. No. No. Cosa fa Obelix? È uno scultore. Ah, ok. Obelix fa una cosa che ancora oggi gli storici dell'arte ci chiedono a che cazzo servono. Cioè lui fa il dolmen, costruisce menhir. Infatti Obelix nel retro di questo libro è sempre ritratto con un enorme fallo di pietra gigantesco. Sì. Quindi per chiudere il discorso, Obelix fa arte. Cioè fa una cosa che non serve a niente ma che alla gente gli piace tantissimo. Quindi con i superpoteri si può fare l'arte. Ecco, questa è quella che dovete portare a casa, quella che dicevo, fighissima, questa è inedita anche per me. Però, quindi sono scosso, ma è bellissima. Ne hai anche una su Idefix, su Abraracorcix? Però ho sempre pensato che alla fine uno che è sovrumano, uno che è invincibile, potrebbe distruggere tutto il mondo conosciuto così, invece cosa fa? Fa delle sculture inutili. E l'arte lo sappiamo tutti e due che è una cosa... Ma senti, visto che è questa teoria fantastica, non ti è mai visto, e vanno sempre di moda, sono un grande classico dei disegnatori, ti è mai venuto in mente di fare un supereroe?
Beh, guarda che già uscire degli attacchi di panico è una roba da supereroi. Questo sicuramente, no, ma proprio immaginavo il classico, che ne so, è andato a pisciare fuori in un campo, gli ha preso un fulmine, no, è diventato l'uomo... Sono, come prima dicevamo, delle droghe di Doctor Who e di tutto quello che è un immaginario legato a un certo periodo, a una certa generazione, oggi non esiste più quella tipo di fantasia lì, non esiste più quel tipo di immaginazione. E non so neanche se è sbagliato, non so neanche se è giusto, ma l'epoca dei supereroi è quell'epoca lì, tant'è che poi adesso vi siete accorti, sono diventati tutti dei film, e sono diventati tutti addirittura prescolari. Cioè i supereroi, cioè tipo adesso all'asilo i ragazzini vanno vestiti da Spider-Man, in realtà l'uomo ragno era nato per young, no, quello che adesso si chiama young adult. I teenager di allora leggevano i prodotti quando nascono, i personaggi, pensate alle Winx. Vi piacciono le Winx? Non mi dite se lo leggete, le Winx, non voglio saperlo. Io credo di aver visto tutti i film delle Winx. Le Winx erano nati per quella cosa che intorno ai 2000 si chiamavano B12, cioè quelle ragazze che intorno ai 12 anni non erano né adolescenti, non erano né più bambine, e quindi volevano una considerazione diversa, e quando l'hanno capito quelli del marketing erano impazziti. Esiste una fetta di mercato. Ci sono una fetta di mercato che ancora non abbiamo mangiato, e quindi hanno cominciato a fare tutti i prodotti dedicati a queste persone, e infatti le Winx erano nate per le Witch, che il progetto prima, che era un progetto Disney, erano nato con questa idea. Però cosa è successo? Che questi prodotti invecchiano subito, perché se io ho 8 anni e mia sorella ce n'ha 12 e voglio avere già 12 anni come mia sorella, o 14, voglio quello che legge lei. Quindi una cosa pensata per degli utenti di 12 anni diventa l'anno dopo irrimediabilmente per quelli di 8. Poi cosa succede? Che quelle di 6 vogliono leggere le cose di quelli che sono più grandini di loro e fare i bulli. Io sto leggendo le Winx, e adesso invece le Winx le leggono i quelli bambini dell'asilo, esatto. Che però è sbagliatissimo. Oppure le trentenni per nostalgia, che hai fatto il giro delle... Sì, beh, la prima puntata delle Winx sono tutte ragazzine che invece di andare a studiare a scuola vanno a fare shopping quindi certo. shopping. So che siamo a Torino, ma non era sciopero, era uno shopping. Senti, invece c'è una parte, sempre nel libro, che mi è piaciuta, una grande frase filosofica, sulla quale magari hai una teoria, tipo quella di Obelix. A un certo punto, insomma, quando questo funziona, credo, su qualsiasi tipo di malattia o di disagio, ma nel caso degli attacchi di panico, ci si deve continuamente interrogare, uno, sul perché vengono e su quando ti stanno venendo, per cercare di, come dire, di dominarli o di gestirli. E questo ti costringe chiaramente ad essere molto introspettivo, a domandarti perché, da dove viene questo problema e tutto. A un certo punto dice la protagonista, dice che devi imparare a capire che cosa ti fa male, ma soprattutto devi imparare che cosa ti fa bene e che ancora, forse è ancora più difficile. E te lo ricordi che l'hai scritto? Sì. È una delle frasi che non mi ricordo come è venuta. Ah, ok. Beh, ho preso quella giusta. No, allora dico una cosa. Perché in realtà io sono molto d'accordo. Cioè, a me capita spesso. Dire, soprattutto quando, non so, parli con ragazzi molto più giovani, magari capita, sono nei licei, nelle scuole, quando dici, ma a te cosa piace davvero? E lì scoppia il panico. Secondo me è un grande problema anche di questi anni, adesso non vorrei fare della filosofia spicciola, ma se ti chiedessi tu, a te chi è che ti sta sul culo? Cioè, immediatamente parte giù una lista di cose, di gente che odi, che non ti piace, tutto. Se non vorrei fare del... Però è così, quando dici invece quali sono le cose che davvero ti fanno star bene, perché poi queste cose, saperlo è fondamentale, non soltanto se hai gli attacchi di panico, è fondamentale per la tua vita, almeno punti in una direzione, poi non sempre riesci a fare quello che vuoi, come vuoi e con chi vuoi, però almeno sai dove stai andando. Sì, ma non saprei nemmeno io rispondere a questa cosa, per cui faccio un'altra domanda. No, allora ci sono due cose sul libro che mi hanno fatto pensare, vi state annoiando? No, okay. Ma direi che nessuno è ancora cascato per terra, forse. No, perché io lo chiedo ogni tanto. Allora, una delle cose strane che degli attacchi di panico, e tra l'altro è una delle cose a cui ho sempre pensato con questo personaggio, è l'empatia,
che non è la simpatia. Io adesso sto usando la simpatia, cerco di farvi sentire a vostro agio continuamente, ed è la persona che odi, perché in un certo senso, soprattutto quando tu sei in un periodo no, uno che ti dice dai, fra un po' passa, dai, vedrai che è un momento, poi dopo starai meglio, no? È la cosa peggiore che potresti dire, e io sono uno di quelli. Cioè io sono, cioè, uno di quelli che dice dai che io sono uno che cioè non so quanti di voi sono riusciti a risolvere almeno una volta nella vita il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik una volta, senza staccare gli adesivi, senza barare. Però aspetta, che in autogrill ho trovato quello con l'ego, cioè si possono staccare, ritorna tutto normale. Io vorrei dire che forse solo uno l'ha imparato, forse solo io l'ho comprato in autogrill. Due. Non compro mai Due. Niente. Allora, io sono uno di quelli che una volta nella vita è riuscito a risolvere il cubo di Rubik, ok? Grazie. Quindi quando tu sei troppo inguaribilmente ottimista, cioè sono ottimista, non ce la faccio, perché ci sono riuscito, cioè una volta nella vita, cazzo, sono riuscito a risolvere il cubo di Rubik. E questa cosa qua mi ha fatto sempre capire che si possono fare le cose, e quindi sono uno di quelli che dice dai, vedrai che passa, no? E quindi sono la persona peggiore da incontrare quando sei in un periodo no. Perché quando sei triste vorresti solo che la gente ti dicesse è vero, sii triste, perché tanto non c'è niente che ti... E invece il personaggio, non so quanti di voi hanno letto Le ragazze in studio di Munari, che è un altro mio libro. Oh, grande, questo. Questo è il plebiscito migliore della serata. Grazie mille. Allora, siete tutti concordi che il protagonista è antipatico, ok? È veramente antipatico. Io ho già usato due o tre parolacce, penso che posso l'ultima parolaccia la dirò adesso, è stronzetto, cioè, ma stronzetto, è anche stupido. E la cosa strana, e mi piaceva tantissimo dopo aver fatto Quando tutto divento blu, che Le ragazze in studio Munari parla di un personaggio profondamente antipatico, ed era bellissimo provare a pensare un protagonista di un libro antipatico. Cioè, tu, chi cavolo vorrebbe leggere un libro antipatico? Quanti di voi hanno letto la versione di Barney, dove c'è un personaggio assolutamente... Ti viene, però vai avanti perché dici dove andrà a parare questo personaggio. E invece la ragazza, che è la protagonista di Quando tutto divento blu, è un personaggio molto empatico. Ed è una delle cose per cui, secondo me, già da ragazzini amiamo l'epica. Capiamo esattamente che l'eroe, il personaggio, il protagonista che sta affrontando l'avventura, in realtà sei tu. Cioè, in realtà in quel momento, quando tu leggi una storia, ed è forse una delle poche cose che ci è rimasto nostra anche in questa epoca moderna, cioè diventare il personaggio che leggiamo, no? E probabilmente il modo in cui lei riesce a capire effettivamente la cosa che la fa star meglio è proprio essere empatici. Ed è una delle ragioni per cui il libro è blu. Perché cosa te volevo chiedere? Cioè, il blu è un colore che trasmette empatia? Perché di solito è associato invece con la malinconia, con una sensazione più... Blu è il colore, tristezza accogliente. Ho visto che già avete in mano il libro, però il blu è... Il libro si intitola Quando tutto divento blu. Il colore del libro è blu. Il logo anche di Bao, che normalmente è nero, è blu. E mi piace far capire alle persone che non stanno leggendo soltanto una storia che è scritta dentro il libro. È il libro stesso che ti deve far accorgere che tu stai leggendo una storia. È una delle ragioni per cui faccio sempre cose incasinate. Voglio sempre che le persone non si perdano soltanto nella storia raccontata sulla carta, altrimenti avrei scritto il libro. Invece l'ho fatto con i disegni, e secondo me la cosa bella del vedere tutto blu è che ti fa accorgere effettivamente che quello di cui ha bisogno la protagonista è che tu empatizzi con lei. Ed è forse la risposta alla domanda che arriva in quell'inizio del libro. Quando parlavo di epica, voi avete presente la canzone dei... Io lo so dove vai a parlare. Quanti di voi piace Emanuele Fior? Non alzate troppo le mani. Quanti voi piace? Perché mi fa male a me, perché è un mio competitor, Emanuele Fior, non posso... Ok. Tu, Daniel, non l'hai messo grande, ti voglio tanto bene. Vabbè, Daniele Fior ha fatto... Daniele Fior? Daniel... Sbaglia i nomi apposta. Dovevo Gasparri. Sì, esatto. Questo è un po' così, low level. Lui però si chiama Daniel Queglio. Allora, vabbè.
Manuele Fiore è comunque, non è strano questa cosa, e ha scritto questo libro che si chiama Rosso Oltremare, che è il primo libro, è molto bello, e in questo libro c'è il, come si dice, il mito, c'è il mito di Icaro. Sì, si può dire. Io ho sempre dato l'accezione... Accezione, grazie. Nell'accezione cattolica della cosa, per cui Icaro si avvicinava al sole, quindi si avvicinava a Dio, e quindi in realtà nel libro di Fiore, e in una versione molto più pratica greca, cioè i greci avevano dei problemi, non avevano lo Xanax, quindi come ti risolvo la storia? Ti racconto una storia. Mettiamo il coro. Dici che questa storia mi faccia bene come una pasticca di ansiolitico. Non abbiamo inventato gli ansiolitici, abbiamo solo le storie. Ok, dove mi fai vedere questa storia? Dobbiamo aspettare che tramonti il sole e poi sperando che tu guardi le stelle, dalle stelle ti dico più o meno la storia come me la ricordo. Insomma, si spiegavano tutto attraverso le storie. La cura per venire fuori dai malanni era che ti racconto una storia, ma ho la febbre. Posso raccontarti una storia. E il mito di Icaro è molto semplice e secondo me è molto bello per spiegare anche gli attacchi di panico. E cioè... nel momento stesso in cui riesci a uscire dal labirinto, ok? Quindi nel momento stesso in cui tu ti trovi in un periodo no, di merda, hai dei problemi, riesci finalmente a trovare la quadra e a uscire sul tetto del labirinto, ora che ti stai gettando con le ali di cera, come cantavano i Litfiba, dal labirinto, basta, cioè vola... e finiamola qui. Sì, vola, stai esatto. A mezz'aria e non andare a spiegarti... cioè, sei uscito dal labirinto, sei arrivato in alto, lanciati e non darti a farti delle domande perché è successo questa cosa. È molto piemontese come morale questo. Sì, è tipo vola mezz'aria, stai basso, pisa più vola più. Basso. Okay, non esatto, andare perfetto. A farti delle domande che tanto non troverai questo risposta. Più che greco è un mito sabaudo. Questa cosa mi piaceva tantissimo, è anche una del perché alla fine lei si trova a galleggiare nel mare, no? Cioè vedere sotto di te che c'è tutta quest'acqua, ma in realtà ti sta sorreggendo, non ti sta facendo niente di più che un favore a tenerti sull'acqua. E prima inizia che è tutto blu e finisce che è tutto bianco, e questo è un libro bianco e blu, e in questo volare è basso, stare a mezz'aria, non farsi troppe domande a cui non puoi anche rispondere, è il contrario di quello che ho risposto prima. Che tutto quadra, in un suo modo. Ma è anche un po'... lei a un certo punto dice, quando forse nel momento in cui non è ancora risalita o non si è abbandonata al blu, dice che il momento in cui sta meglio è quando dorme. Dice, quando dormi sei sicura, non sei attaccata. Che è anche un po' una condizione, anche quella, se vuoi, un po' fluttuante, il sogno, un po' amniotica, sei lì. Che secondo me era una cosa molto anche di quegli anni là. Adesso non so quanti nerd musicali ci sono in sala, ma ti ricordi, erano gli anni di quello che si chiamava lo slow core, cioè di un mondo musicale in cui la musica era molto, molto lenta. La sleep music. No, io penso più a gruppi chitarristici, vabbè, poi entriamo nella micronicchia, però tipo i Codeine erano gruppi chitarristici che invece che elevare il rumore rallentavano proprio la musica quasi all'immobilismo. Era un modo però per ripararsi, mi ha ricordato la copertina, appunto c'era gente su questo disco dei Codeine che si chiama Frigistar, cioè stelle fredde, frigide, c'era uno sdraiato sul letto con tutti i vestiti sopra, mi ha ricordato quel tipo di estetica lì. Ma noi mi ricordo a 20 anni avevamo questo mito che volevamo fare assolutamente, era lo sleep party, cioè tipo arrivare tutti con i sacchi a pelo, con dei materassi e dormire tutta la notte nel locale. E basta, cioè nel senso, cioè tu entravi e dormivi, un sleep party, ma dopo sì. Ok. Era, così. Cioè addormentarsi con della musica. Ok. Ma noi gli anni 90 erano periodi strani, certo. Non ci avevamo TikTok. No, sicuramente. No, ci dovevamo inventare le cose, non dovevamo fare quello che facevano gli altri per stare bene.
Ma senti, torno invece a quello che hai detto prima sull'empatia. A te capita di empatizzare con i tuoi personaggi? Cioè ti perseguitano, sei uno di quegli autori, quando scrivi, non so, a me capita, quando scrivo delle storie è come se li avessi sempre lì, penso che capita un po' tutti, un po' perché mentalmente sei sulla cosa che stai scrivendo, quindi inevitabilmente il tuo cervello ci pensa sempre, c'è la storia. No, tra l'altro non c'aveva neanche non il nome. Non te li sogni, niente. Questo personaggio non aveva neanche il nome. No, mi piacciono le storie. Presente Django. Unchained o normale? Unchained, quello di... Okay. Sì. C'è un momento particolare del film che quando lui gli chiede di raccontargli una storia sotto il fuoco, no? Sì. E ve lo ricordate, lui si prende tutto bene perché gli stava raccontando, penso, L'anello dei Nibelunghi. È un libro, sì, quando c'è il suo stodale. Questo mi ricorda sempre una storia che mi racconta sempre Natasha, la mia compagna, che quanti di voi hanno avuto la fortuna di dormire una notte nel deserto? E ci sono tantissime stelle, molte di più delle stelle che ci sono anche in una notte in montagna, vedi tantissime, milioni di stelle, e lei aveva passato questa notte con delle guide africane in giro per il deserto a vedere la notte, e accesero il fuoco e a un certo punto cercarono queste persone che le accompagnavano, stiamo parlando degli anni 90, non c'erano i cellulari, cioè c'erano i cellulari ma forse non c'era. Non prendevano nel deserto, non c'era nessun ripetitore vicino, e a un certo punto questi cominciano a parlare con loro che erano italiani, quindi erano gli anni 90, quindi nessun italiano parlava l'inglese fluente, e a un certo punto capiscono che loro vogliono da questo gruppetto di ragazzi che gli raccontassero la storia di Cinderella, vogliono che gli raccontano la storia di Cenerentola, perché non se la ricordavano, perché gli avevano raccontato la storia di Cenerentola, e questi in mezzo al deserto con il fuoco e tutte le stelle del mondo si sono messi a raccontare queste guide africane che mangiavano a colazione serpenti e sputavano sulla sabbia rovente, volevano sentire la storia di Cenerentola, e questo forse è la parte bella delle storie, cioè il fatto che ti fermano, aspetta, ti racconto una storia, ok, che sia bella, raccontamela bene, e questa è la capacità che mi piace e spero che ci sia nei libri. Non c'è un personaggio, sono tutte, fare i fumetti è una cosa semplice perché hai tutti i personaggi del mondo, hai tutti gli attori che vuoi. Vuoi fare una scena con un drone che sorvola Torino? 5 allora, minuti lo qui fai. Non è un problema. Non è un drone problema. Poi hai tutto quello che vuoi, e una volta bastava carta e penna, e poi carta, penna e fotocopia. Adesso mi si è rotto l'iPad e sono andato in paranoia per un mese. Però effettivamente ci vuole tantissimo per fare un film, per creare qualcosa di costoso, e invece ci vuole così poco per poter raccontare una storia, per potersi inventare qualcosa di divertente. Ma tu quando la racconti e la disegni, ti poni il problema di essere troppo esplicito o di esserlo stato troppo poco? Cioè, a me per esempio piacciono moltissimo le tue storie perché molto spesso ci devo tornare, non mi sembra di averla padroneggiata completamente, mentre per esempio al cinema, se tu vuoi farmi veramente farmi diventare una bestia, mi devi portare a vedere un film col finale aperto, io impazzisco. Cioè io ho bisogno proprio di sapere come va a finire, cioè divento scemo, mentre invece qui mi piace questo, ogni tanto c'è una sensazione finale, sì. Sì, una sensazione più vaga, cioè forse è dettata dal fatto che le immagini sono molto belle, quindi ci torni ogni volta, ci vedi qualcosa. E oltre a questo, cioè, fuori qua c'è un libro prima di questo che si chiama Negativa, che è un libro in bianco e nero invece, dove ho provato a dare un senso al bianco e nero. Adesso tutti i libri quasi escono a colori, quindi fare un libro in bianco e nero doveva avere un senso, che è un thriller, è una storia un po' noir, un po' dove muore la gente, cioè muoiono i personaggi, è la prima volta che uccido delle persone e non è bello, è un po' pesante vedere le persone che muoiono, poi le disegnate tu, dopo tre pagine muoiono. Senti la responsabilità. Sono una persona cattiva, è proprio brutto, sì. Poi immagino anche tipo quelli che godono uccidere i personaggi, io non sapevo come ucciderli.
E ti devi anche immaginare il modo turculento in cui muoiono, è brutto, è sbagliato, non so, vabbè, era una battuta, non... però effettivamente mi sono immaginato come morivano queste persone, come la faccio morire? È una cosa pesante. Ma comunque, questo per dire, ritorno alla tua domanda. Sì, il senso era se tu ti poni il problema del di racconto, cioè di essere, no, quello non ci avevo pensato, di essere troppo esplicito, no, o esserlo troppo poco, nel senso, perché molto questo... spesso quando tu hai, anche sia che tu disegni, quando scrivi tu hai perfettamente in testa una cosa, no. Il problema è che quando ti rivedi, tu non ce l'hai mai. No, non ce l'hai mai, anche Daniel puoi confermare, cioè non hai mai in testa che cosa succederà dopo. Alle volte puoi seguire una sorta di sceneggiatura, alle volte segui un soggetto, poi io ho iniziato fotocopiandomi le mie storie e vendendole in giro per l'Italia attraverso una specie di abbonamento postale, e quindi io sono completamente autodidatta. A me piaceva disegnare, mi piacevano i fumetti, ho cominciato a disegnarli, però tutti questi libri che ho fatto non li ho mai fatti sempre con lo stesso iter. Ad esempio, quando Tutto diventò blu, l'ho disegnato come se fosse uno storyboard delle superiori quando facevo disegno animato, e quindi il formato è stesso quasi quello di un Diabolic, cioè un'inquadratura sopra e un'inquadratura sotto, perché doveva ricordarmi la cadenza dello storyboard, no? Sapete cos'è uno storyboard? Sì, di disegno animato, di un cartone animato. E Le ragazze dello studio Munari l'ho dovuto scrivere. Tutto, ho dovuto scriverlo perché non riuscivo a immaginarmi, avevo la storia in testa e volevo che fosse tipo romanzo, poi tra l'altro, cioè, sapete la differenza tra il romanzo in prima persona e in terza persona, no? Che in prima persona è il protagonista che parla, in terza persona... Non sa chi sta parlando, ma qualcuno sta raccontando la storia e sembra che questa persona a un certo punto entri nella storia e uccidi il protagonista. E infatti è la terza persona, no? Ah, certo. sta per avere un mancamento. È quella che ti citofona, la terza persona, no? Pronto? Sì. Chi è? Sono la terza persona. Scusi, lei è la terza persona. Quindi, by the way, tornando a... Ti ho mandato fuori con quella dell'indeterminatezza, ma stai spiegando con un esempio zen, cioè con l'indeterminatezza della spiegazione. Però effettivamente ci sono questi problemi grossi su quando un protagonista parla. Ad esempio, in negativa, la prima volta che ho usato delle didascalie che raccontavano cosa succedeva nella scena, cosa che ho sempre trovato inutile. Io vengo da... quando ho cominciato a leggere i fumetti, io di solito... c'era sempre una didascalia in alto con l'immagine che vedevi, no? Tipo c'era un aeroplano che stava atterrando e tu guardavi questo disegno bellissimo con l'aeroplano che stava atterrando e c'era la didascalia in alto che era il testo da leggere. Aeroplano a terra. L'aeroplano stava atterrando, ma lo vedevo, perché mi hai scritto l'aeroplano? Oppure a lei non piacque molto quel discorso, lo vedo. Cioè, potevano mettere, perché secondo me una volta le persone che leggevano i fumetti avevano bisogno di una persona che descrivesse quello che stavano vedendo, perché non avevano problemi. Avevano... Era un linguaggio nuovo, dice. Io faccio sempre questo esempio, che è Miami Vice contro CSI Miami. Questa è bella. Questa la sai. Non la so, questa è nuova anche. Presente. Pensate quanto era difficile spiegare una cosa a delle persone che per la prima volta guardavano un film in TV, un telefilm in TV. Prendete Jessica Fletcher, inquadratura, il telefono squilla, ok? Poi va avanti per drin, 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 arriva Jessica Fletcher, prende la cornetta, se la mette nell'orecchio, ti fanno vedere che si sta mettendo l'orecchio perché non l'avessi capito, stanno telefonando, a quel punto si divide a metà l'inquadratura, dall'altra parte c'è l'altra persona col telefono che sta aspettando che Jessica Fletcher risponda, ed è lo sceriffo. Cosa succede? Jessica Fletcher chiede, chi è? Cazzo, l'hai visto? È lo sceriffo. L'abbiamo visto tutti, sono lo sceriffo, Jessica. Tutta questa scena qua, no? Viene tranciata via. In Miami Vice uguale, squilla il telefono, rispondono al telefono, chi è? Sono io. Ah, ok, scusa, ti avevo già visto nell'altra inquadratura. Invece in CSI, se voi vedete,
cioè uno muore, squilla un telefono e la situazione successiva sono già loro che sul cadavere che prendono le impronte, no? Quindi immaginate anche che il discorso per immagini si è evoluto velocemente. Noi adesso andiamo in giro con una cosa che quando avevo 20 anni era impensabile, una televisione portatile che serviva anche a fare le fotografie e che serviva anche a scattare foto o a mandare messaggi. E una delle ragioni per cui i libri a fumetti oggi sono entrati nelle librerie è perché effettivamente il mondo sta per essere divorato dalle immagini. E le immagini sono, come diceva Jodorowsky, sono molto più veloci, molto più comunicative e spiegano molto meglio di vedrai, andrà bene, no? No, ma vedrai che adesso è un momento che passa. E in realtà questo momento che passa nelle immagini te lo fa capire già anche soltanto un disegno con una barca che staziona lontano e all'orizzonte in mezzo al mare ed è soltanto disegnata bianca. E le paure non sono mai i mostri. Cioè, voi non avete paura di un mostro con gli occhi enorme, gigante, con le scaglie. Non vi fa paura. I vostri mostri, le vostre cose, le cose che vi fanno paura non hanno gli occhi. È per quello che nel buio della prima scena ci sono soltanto dei segni di biro blu. Ce li vedi tu i mostri. Io ti do soltanto il modo e l'ambiente per farti capire quello che sta succedendo. È un modo di raccontare le storie. È un modo di attirare l'attenzione verso delle immagini piuttosto che altre. Mi sono sempre piaciute. Ci sono delle cose, e questo forse sarà il momento, poi dopo smettiamolo perché sembra che dopo, quando divento troppo serio mi piglia male, però ci sono delle cose che è strano, ma sono vostre, le paure sono vostre, non sono mie. E a me mi sono sempre piaciute le fabbriche, quelle con l'arcata e l'arcata sotto e i denti uno vicino all'altro, c'è il disegno dentro il libro e non so perché mi piacciono, non so perché sono attirato da quella visione notturna, non so perché l'espresso, oltre a quelle bruttissime stampe che aveva sopra i cuscini, che erano tutte uguali, c'era sempre Ivrea, non so perché. Ivrea, Dora Baltia. E non so perché mi piaceva tanto viaggiare al buio dentro questi treni e guardare fuori di notte mentre passavo, oppure quanti di voi sono andati di solito nei treni nell'ultimo vagone per vedere il treno che correva giù, perché alle volte quando arriva il treno io guardo sempre se l'ultimo vagone ha la locomotiva di supporto, no? Alle volte non la mettono e se tu vai nell'ultimo vagone c'è il vetro e vedi binari continui con queste luci rosse, ogni tanto arriva qualche paesino, no, da dietro che spunta, poi sembra un film di Miyazaki, la città incantata, vedi questi paesini che perdono in 2 secondi, non ci sono più e sono queste cose, queste luci rosse, queste luci bianche, dici ciao paesino, non ti vedrò mai più. E io sto lì le ore finché non arriva il controllore, fa ma che cazzo fai, ma vai a posto, no? Dai, vieni con me. Ci sono queste cose, ci sono delle cose che ti piacciono, delle cose che, in cui ti fissi a osservare e se tu te le ricordi puoi costruirci un libro perché sono dei momenti particolari e sono quelle cose sotto gli occhi di tutti ma che nessuno nota. E nel momento in cui le noti, in cui le vedi, riesci a creare un immaginario differente, un immaginario nuovo, un immaginario che poi fa riferimento a qualcosa che può piacere ad altri. Ma tu prendi appunti su queste cose quando sei lì nell'ultimo vagone e vedi, non so, la stazione di benzina abbandonata, dici questa la devo disegnare, me la ricordo, o è roba che ti rimane e in qualche misura viene fuori poi spontaneamente? Si inizia a disegnare perché devi prendere appunti. Non disegni per rappresentare qualcosa che stai guardando, disegni qualcosa che vuoi ricordare. Disegni le cose che non potrai mai avere, un po' come quegli sfigati di primitivi che disegnavano i mammut. Cazzo che lo prendi il mammut. Che poi in realtà, quanti di voi hanno letto il libro di David Byrne? Come funziona la musica? Temo di averlo letto solo io. No, attenzione. È un libro bellissimo, sì. Quanti l'hanno letto? Avete letto quando parla della piramide azteca?
che in realtà l'avevano costruita perché gli piaceva riprodurre il suono dei Quetzalcoatl. E invece la ragione seria per cui nelle caverne disegnavano... dai ragazzi, pensiamoci un attimino. Veramente voi pensate che loro disegnavano sui muri delle rappresentazioni di guerra, di caccia al mammut, come rito propiziatorio, perché poi fuori da lì sarebbero riusciti a catturare il mammut? Ma dai! Cioè... È come andare in un luogo per inginocchiarsi e poi pensare che di ottenere qualcosa in cambio di... Pregando. lo so, è roba pazzesca. Non volevo offendere nessuno, quindi avevo cancellato un po' di cose. Però in realtà, vicino a queste rappresentazioni di caccia gigantesche, avevano scoperto che delle rocce erano lievemente sbeccate, erano lievemente beccate, erano lievemente rotte. E quindi hanno scoperto che con due bastoni suonati nei punti in cui le rocce erano sbeccate c'era l'eco che riproduceva il suono della battaglia, i cavalli che correvano. Quindi l'uomo primitivo aveva già l'idea dell'intrattenimento, del cinema. Loro volevano andare già al cinema. Quindi veramente è un libro fantastico, ve lo consiglio, perché ti spiega delle cose in un altro punto di vista, e secondo me riuscire a spiegare delle cose da un altro punto di vista è il modo perfetto per poter raccontare la cosa ovvia a tutti. Se ti dico appunto che vedrai, domani passa, dai che ti passa, voi mi mandate subito a quel paese. Però se io ti dico in un altro modo, e raccontandoti con dei disegni diversi, probabilmente riuscirò a dirti dai che ti passa nello stesso modo. Bene, benissimo. Io avrei avuto un applauso. Sì, ma è un pubblico educato. Cioè... Grazie. Anche se secondo me la vera bomba è quella di Obelix. Io credo che tutti andranno a casa sulla cosa di Obelix. È sempre un momento che gela il sangue a tutti, però se qualcuno vuole fare delle domande, lo può fare. Tu sei abilitato a questa cosa o no? Ci avete delle domande da fare. Io comunque poi mi metto là in un angolino a scrivere, a fare tutte le dediche. Abbiamo la nostra bellissima, appunto, no? Come direbbe, abbiamo giocato tutto il tempo. Su Amadeus e su Anno di Naya e tutto il tempo fino al cinema. Abbiamo Benedetta che passa col microfono. Non siate timidi, se no gliele sparo tutte io ed è peggio. Ci avete delle domande? No, forse vogliono solo dei disegni dalle facce. Volete dei disegni? Sì. Oh. La signora. Grazie. Baroncani, senta, io mi prendo sul serio qualunque cosa io dica. Allora, io la conoscevo vagamente, sentito nominare, no? Non ho mai letto un libro, non l'abbiamo mai visto in faccia. Sono venuta perché io leggo degli autori della Bau e ho detto, vediamo com'è. Della Bau? Della Bau, la sua casa editrice. Io non ho capito niente. Cioè, io ho capito i pezzetti, ho seguito tutto il suo discorso con attenzione, ma io non ho idea di quello che ci sia nel suo libro, di come sia disegnato, di quello che lei racconta, niente. Di solito questo qui. A una presentazione, se non ho già letto il libro, esco e dico, magari lo compro, vedo da quel che... Qui può esserci qualunque cosa, io non ho capito nulla. Perché se ti racconto cosa c'è, non mi racconti, no. Io adesso lo compro, non qui perché lo compro col bonus docente, quindi non sto mentendo, lo compro nella mia libreria. Sì, sono una professoressa, certo, e per questo l'ho osservata, mi prende sul serio, perfettamente dall'inizio alla fine. Mi prende sul molto allora, sul serio. Non ascolta. E allora, io adesso leggo un altro libro della Bau, di Tony Bruno, L'acqua sulla terra, è bellissima perché mi interessa quello, e poi il tuo. Se mi piace, io sono una maniaco compulsiva, quindi compro tutti gli altri, li recupero in pochi giorni, al prossimo incontro sarò preparatissima. No, è vero, no? Qui c'è chi lo sa. Quindi, lui è uno dei miei preferiti, quindi... ecco. Io posso dirle, signora, che anche se li legge tutti... No, aspetti, la domanda è questa. Non capirà anche la prossima volta. No, capisco. No, ma voglio sapere... dimmi una ragione, una per cui io lo dovrei leggere, perché mi piace poi leggendolo vedere se la ragione è quella che penso anch'io. Dico sì, è vero, ma ha detto una stupidaggine, oppure, perché questo mi interessa molto, dato che non ho idea di quel che c'è lì dentro dopo più di un'ora. Che insegnante è? Io insegno lingue. Lingue, cioè non italiano.
Io insegno francese e tedesco, però io okay. L'italiano va bene. Sì. Eri preoccupato per quel fatto della prima e terza persona? Non è l'insegnante di lettere, volevo dire. Di non italiano. Sono un insegnante di lettere, okay. Ma potrei, quindi. Io ho sempre, infatti, io temo che tu debba rispondere, sì. Non vorrei riportare. Certo. Allora, qual è la ragione per cui io dovrei leggere il libro? Me lo dica, perché davvero mi interessa sentire il suo parere e poi leggendo vedere. Magari se lo fai prestare da uno e poi dopo. Se vuoi rispondo, cioè, io. Non devi, io non vuoi che risponda io. Me lo allora, io non a me piace possedermi, posso, sottolineare, scrivere. Io posso raccontare un aneddoto. Non fare i segnacci. Io posso, no, io posso raccontare questo aneddoto, che io sono sempre stato una capra in italiano, ma veramente non ho mai avuto la possibilità di imparare bene l'italiano. E, non so perché, forse perché ho. Ti racconto questa. No. Io lo sapevo che avresti girato intorno. L'hai fatto per tutta la presentazione. Dimmi una ragione, esatto. Seriamente, allora, per io cui devo... dovrei leggere il libro. Okay, l'unica domanda è fare argomento a scelta, se no non risponde. Voglio raccontare questa cosa perché è molto divertente, perché riguarda la mia prof di lettere delle medie. E io, a un certo punto io ho ricominciato a scrivere grazie al cellulare. Io ho ricominciato a scrivere perché dovevo rimorchiare, quindi non volevo che il punto, doppio punto, punto e virgola, accento sul Po, ci dovesse essere. E una volta, mi ricordo, avevo scritto un libro con Rizzoli per ragazzi. E non stai andando benissimo, io temo tu debba portare il diario. Lo sto facendo. Leggo il libro e al prossimo incontro ti dico io la perfetto ragione. Comunque mi ricordo che avevo scritto un libro per Rizzoli per ragazzi e per strada stampa locale mi avevano intervistato i giornalisti, Alessandro Maranciani ha scritto un libro per Rizzoli, una casa editrice grande, così era scritto, non era disegnato, non era un fumetto, era proprio un libro scritto che io avevo voglia di scrivere questo libro, e incrociai per strada la mia prof delle medie di italiano e io la salutai, buongiorno prof, come al solito, perché ci eravamo incontrati, e lei buongiorno, poi mi guarda, lei è Maranciani? E io ho fatto, e sembrava esattamente, mi sembrava proprio lei, cioè lei assomiglia proprio alla mia prof di italiano delle medie. Mi rende felice. Certo, e con lo stesso tono di, con lo stesso, avevo già paura che mi mettesse una nota. E poi mi fa, scusi, io, Baroncani, ma lei ha scritto un libro? E, cavolo, prof, ha visto, sì, cioè, perché l'ho letto sul giornale, ma è vero? Sì, ho scritto un libro per ragazzi su Rizzoli, è piaciuta l'idea, quindi lei mi guarda, io avevo la media del 3, non scherzo, andavo completamente fuori tema, io avevo inventato la terza brutta copia, cioè io facevo una brutta copia, poi la parte dell'altra parte, non so se ancora a scuola funziona il foglio ciclostilato che si piega a metà, la seconda parte secondo me era una rilettura della prima parte, poi avevo un altro foglio che doveva essere la bella, che diventava la terza brutta copia, e quindi io riscrivevo continuamente il tema, nessuno mi aveva spiegato come funzionava il tema, che ci voleva l'introduzione, lo svolgimento, poi il finale, io andavo avanti, non trovavo mai una come adesso. È la sindrome di Ghezzi, si chiama. Quindi una ragione non so dirla, però la mia spiegazione è perché ho trovato un modo per raccontare le storie e che mi piace tantissimo, anche vedere le persone che si divertono a leggerlo. In questo libro non c'è niente da ridere, io cerco sempre di buttarla a ridere, perché appunto sono una persona simpatica, non empatica. E poi anche perché nelle presentazioni non sopporto le persone che si prendono troppo sul serio. E, mi piacciono le domande, mi piace che diventa una sorta di colloquio. Quindi tu vuoi dire la ragione per cui... A questo siamo arrivati, ho capito. Cioè, il senso è questo. Non so, ma il mio compagno di banco ha studiato di più. Perché devi comprarlo? Perché io credo che sia un po' segreto di questo libro. Comprarlo lo compro. Sì, leggerlo, sì. Che è un po' il segreto del perché a distanza di così comunque tanti anni
ancora, perché dentro è difficile raccontare un piccolo mistero, soprattutto tramite immagini. Un conto, cioè, moltissimi scrittori ci hanno parlato del mal di vivere, del disagio e tutto. Qui il centro sono gli attacchi di panico. Se lei dovesse mettere un suo alunno davanti alla sua scrivania e dire disegnami gli attacchi di panico, sarebbe difficilissimo. I miei alunni hanno continuamente attacchi di panico, però ecco, un attacco di panico posso uscire. Beh, un conto, due, esatto, al giorno, quindi. Immagini però che non lo debbano descrivere a parole, ma debbano farlo con dei disegni, è difficilissimo. Ecco, qui invece lei viene immediatamente portata dentro alla cosa e riesce a sentire le stesse cose che prova la protagonista. Secondo me il piccolo miracolo, al di là della bellezza delle, si merita un applauso, grazie. Del disegno è questo. Bene. Io andavo molto bene a scuola. Io sono modesto, non l'avrei mai potuto dire. Mi porta per questo. Baroncini, al prossimo incontro, cioè tu cominci a scappare. Io credo sia difficile far meglio di questa domanda, però sarei lieto se ce ne fossero altre. Allora, il libro che ho letto sugli attacchi di panico è un libro che ho trovato in una bancarella, un libro usato tra l'altro, è il libro di Cassano, è Liberaci dal male oscuro, che tra l'altro, non so se tu sei una psicologa, ogni volta che parlo con una psicologa mi chiede, ma cavolo, questo libro io lo do spesso ai miei pazienti che soffrono di attacchi di panico, e dove ti sei ispirato? Io dico, ho letto questo libro qua, perché Cassano è stato un po' anche criticato, è un libro, anche un testo vecchio degli anni 90, e invece spiega molto bene cosa sono tutti i disturbi da attacchi di panico, l'ansia, e lo spiega in modo concreto, anche perché non è lui che parla in prima persona, ma è un'intervista fatta a questo psicologo. È un libro che si trova veramente, poi a Torino dischi usati e libri usati se ne trovano a bizzeffe, entrate in qualsiasi negozio ce l'hanno, ed è un libro anche molto bello, e quello è stato l'inizio in cui ho capito effettivamente che poteva essere veramente un'avventura, cioè che potevo parlare di questa cosa come se fosse veramente una storia di Tex, e non una cosa super cervellotica. Poi ho notato, cioè uno dei miei libri preferiti è Memoria di Adriano, che è citato nel libro, non so quanti di voi l'hanno letto, non piace a nessuno. Non piace nessuno. Ti giuro, guarda, quanti l'hanno letto? 2, 3. Oh, beh, guarda, sono ben contento. E ogni volta che io provo. Liberatorio. Io provo, leggete Memoria di Adriano. No, perché? Guarda, è un libro bellissimo. E tra l'altro, non so se parla di un attacco di panico di Adriano. C'è una citazione all'interno del libro che, riprendendolo in mano, ho trovato una descrizione di quello che poteva essere un attacco di panico. E quando Adriano comincia a sentire che insomma le cose vanno un po', vanno tutte un po' in merda, detto come direbbero i giovani d'oggi. E, ci sono un sacco di, appunto, quello è, però il libro di Cassano è stato il testo con cui sono partito a immaginarmi tutto, ed è una lettura veramente, molti psicologi, non so se ci sono in sala dei psicologi, non lo consigliano neanche più perché è una cosa un po' vetusta. Chi è psicologo? C'è uno psicologo in sala? Tu sei psicologo? Qui. È vero, l'hai letto, puoi dire, anche perché anche poi qui. Mi sa che Cassano piaceva dare le scosse elettriche, facevano delle cosine un po' strane, io non sono un esperto, per cui non mi permetterei mai di dire cose che... è un po' datato, sì, però è vero che gli piaceva l'elettricità, è vero che dava, pungolava i pazienti con... no? Ok, vabbè. Quello è un altro. Liberaci dal male oscuro. Avrebbe dovuto chiamarlo di nuovo Baroncini, mi è piaciuto molto quello come gli alunni, Baroncini. Meno maestri, più insegnanti. Bravo, questo è molto bello. Ti farei notare che hai detto 3 volte Tex e non hai ancora raccontato il tuo aneddoto classico sui cavalli, possiamo anche saltarlo, però è per l'appunto il tuo cavallo di battaglia. C'è gente che mi ha stupito. Cioè. No, ragazzi, non so che ore sono, se vuoi lo racconto l'aneddoto dei cavalli. Facciamo però... ancora i cavalli, più che altro, cioè, è come mandare via i Rolling Stones senza fargli fare Satisfaction. No,
Allora, adesso voi vedete una situazione abbastanza seria dove io cerco di fare la persona seria. In realtà, per una persona che ha cominciato a scrivere romanzi a fumetti, andare a fare delle presentazioni in libreria e trovarsi delle persone che la prima domanda che ti facevano: ok Alessandro, raccontaci di te. E tu facevi magari che prendevi la macchina, arrivavi a Pavia e ti prendevano un giornalista a caso che non aveva neanche letto il libro, hanno cominciato a lasciare perdere un presentatore, una persona che ti desse un attimo in là o che ti facesse delle domande anche sensate sul libro, e ho cominciato a presentare il libro da solo. Ho cominciato a scrivermi i miei dialoghi nella testa e ho cominciato così a parlarne, evitando di parlare del libro, perché è una cosa strana, ma l'autore non può parlare mai bene delle proprie cose. È un po' come se ti dicessi: dai, compra la merce, compra il libro, parliamo di soldi. E parlare di soldi di solito è un po' come mettere le mani nelle tasche degli altri, non è mai bello. Quindi mi sono inventato tutte cose che ruotavano intorno al libro, dal punto... abbiamo parlato di psicomagia e di guarire attraverso le immagini invece che attraverso le parole. Vi ho detto che una persona che ti dice dai, vedrai che passa, non è una cosa importante. E poi ti ho detto effettivamente che nel buio del mare, in mezzo a quei segni lì, puoi vedere le tue paure, perché appunto è un modo in cui l'immaginazione ci trasporti in altri punti. E quindi ho cominciato a fare delle presentazioni dove evitavo il più possibile di raccontare cose mie, però cercavo di raccontare tutto un intorno della storia. Ad esempio, quando ho parlato della conquista del West e la conquista dello spazio, c'è un cartone animato che è il punto che tutti voi avete visto, e che se io ve lo cito, voi l'avete visto sicuramente, Toy Story, no? Sapete che Tex combatte sempre con l'uomo dello spazio in quel libro, no? E si disputano tutti e due l'amore per il protagonista, che in realtà è il ragazzino che gioca con entrambi i giocattoli. E c'è un momento preciso in cui l'immaginario di mio padre viene scansato via violentemente dall'immaginario di mio zio, che ha 20 anni di più, e quando l'uomo va sulla luna, mio padre aveva già una famiglia e 2 figli. Ed è appunto l'allunaggio, ed è il momento in cui a Woody gli tolgono la serie televisiva in TV, perché c'è in quel momento lì c'è l'allunaggio e si scopre guardando quel film. Ci sono tantissimi modi che vanno dappertutto, e tra tanti di questi modi una volta mi ero inventato questa storia che io non potevo andare a lavorare a Tex perché non sapevo disegnare i cavalli, e Tex, addirittura Sergio Bonelli diceva che a tutte le persone che volevano andare a lavorare in Bonelli consigliava questo corso di disegno cavalli propedeutico fuori Milano, in una cascina fuori Milano, dove praticamente per una settimana non facevi altro che andare a cavallo, dormire col cavallo, striare il cavallo. Costava 2.000 euro. Io non c'avevo 2.000 euro per fare questo corso, ma ovviamente non era che poi tu lavoravi Sergio Bonelli, però era propedeutico, perché così imparassi a disegnare i cavalli molto bene. Quindi se volevi fare l'autore di Tex, volevi fare i fumetti da professionisti, volevi lavorare, avere tanti soldi, dovevi fare questo corso. Ovviamente poi questo qui era l'introduzione del fatto perché io mi autoproducevo le mie storie a fumetti, io facevo le mie storie a fumetti per conto mio, le stampavo, andavo in giro da solo a raccontare, perché non volevo fare appunto questo corso. Però alle volte mi dimenticavo che questa cosa era una balla incredibile. Finivo il discorso e dicevo: ah, scusatemi, quella roba lì era tutta inventata. E me lo ricordo perché me l'hanno detto loro, me l'ha detto prima Gianmario, che avevamo fatto una presentazione Ivrea ormai quasi 10 anni fa, e ogni tanto finivo: ah ragazzi, era una balla quella dei cavalli, non ci credete, non andate in giro a dire questa storia, l'ho usata io, ed era un modo per finire la presentazione e riderci su. Però alle volte mi dimenticavo proprio di raccontarla, alle volte tornavo a casa in macchina: no, non ho detto cazzo. Che se lo viene a sapere Bonelli. e poi mi piace dire le bugie, mi piace dire tantissimo le bugie, perché io spero che le bugie un giorno mi ritornino, e sono stato io a metterla in giro. Anch'io ce l'ho questa, piace un casino anche a me questa qua. Questa qua ce l'ho anch'io, sta fissa. Allora, qua. Che un giorno uno arriva e dice: ma lo sai che? Io dico: questa l'ho buttata io, t'ho beccato. Sì, cioè,
come fai a sapere? Ad esempio, voi sapete che i semi del pomodoro fanno bene ai capelli? L'ho inventata io, vi è mai arrivata questa idea? Vedi? Questa no. Vedi, se un giorno vi arriva, voi sapete che sono stato io a dire questa bugia. E raccontare le bugie è come raccontare le storie, se ci pensi. È come dire che va tutto bene, anche se non va bene. È una bugia, lo fai a fin di bene. Bene, quindi tornate a casa, non sapete se sono state balle o realtà, ma pensateci. Grazie a tutti e grazie a Baronciani. Grazie mille, ci vediamo qua fuori per le dediche.